Basugana Camping, 13 associati, una realtà profondamente radicata sul territorio, una storia e una tradizione che continua da 60 anni in Alta e Bassa Valsugana. Siamo al rifugio Crucolo in Val Campella a Scurellen. Siamo venuti qui perché oggi c'è una giornata di festa organizzata da Valsugana Camping. Siamo con il presidente Michele Tomasi. Michele, il perché di questa giornata? Il perché di questa giornata era proprio per festeggiare, fare una festa fra i gestori di campeggio, ma soprattutto per festeggiare tutti coloro che hanno avviato le nostre attività, grazie alle quali noi adesso le stiamo portando avanti con buoni risultati. Ma se non c'erano loro che dal niente hanno creato delle strutture, delle attività in periodi pionieristici proprio, ovviamente noi non godremmo delle nostre strutture. Non a caso siete qui al rifugio Crucolo, perché? Siamo qua al rifugio Crucolo perché con la famiglia Purrin abbiamo collaborato da anni. È stata la prima, dovrei dire anche quasi l'unica, struttura che non era un campeggio, a capire subito il potenziale del turismo all'aria aperta, a collaborare con noi. Ricordo anni fa quando il Purino insieme a mio padre, il Ciola, andavano fuori con il camper portandosi lo stand per andare in Olanda a fare le fiere per portare i turisti olandesi qua in Valsugana. Da allora questa collaborazione è sempre continuata e quindi non potevamo che non festeggiare qua insieme a loro questo bel momento. Valsugana Camping, parliamo di 13 associati in tutta la Valsugana. Quali sono i lati positivi e i lati forse meno positivi della vostra attività? Lati positivi perché è ovviamente una bellissima attività, lavoriamo tanto con clientela sia italiana che straniera. Negli anni siamo sempre riusciti a incrementare il numero delle presenze, abbiamo migliorato molto le nostre strutture. I lati negativi è che purtroppo non ancora abbiamo dei problemi burocratici con normative urbanistiche che a volte ci impediscono di fare veramente il bene del turista. Però devo dire che rispetto ai tempi appunto pionieristici, quando li volevano cancellare addirittura i campesi, adesso perlomeno siamo riconosciuti e abbiamo sicuramente un altro appeal. Denis Pasqualin, presidente della PT Valsugana. Con lei vogliamo parlare della realtà di oggi dell'Open Air in Valsugana. Beh, per la realtà dell'Open Air in Valsugana è una realtà molto importante. Stiamo parlando di strutture che negli anni si sono sempre più evolute, hanno aumentato la propria offerta, hanno creato una forte ricettività. Per noi il peso da oggi del turista in Valsugana dell'Open Air sono 650.000 presenze, un numero sicuramente molto interessante, soprattutto se rapportato che di queste presenze l'85% sono presenze straniere. Quindi oggi la Valsugana a livello di laghi, di campeggi è sicuramente, ma anche di montagna, perché abbiamo che campeggi anche in montagna nella zona del Tesino, abbiamo comunque delle realtà che hanno un appeal molto forte per il mercato straniero, un mercato straniero che non è solo olandese ma è tedesco, ma è inglese. Quindi ci stiamo aprendo a nuovi mercati ed è importante che ci sia una forte percezione da parte del turista straniero che offriamo veramente un prodotto che è il prodotto laghi, ma è legato al prodotto montagna, legato alla pista ciclabile, che possa soddisfare veramente le esigenze dell'ospite anche più esigente. Stefano Ravelli, amministratore delegato della PT Valsugana. Stefano, facciamo un po' un profilo dell'utente medio dell'Open Air in Valsugana. Fondamentalmente straniero, quindi oltre l'80%, 80-85% sono stranieri, soprattutto olandesi e tedeschi, che rispetto a qualche anno fa una bella capacità di spesa, quindi chi viene con il camper inizia a fare degli investimenti interessanti e sempre meno vuole rimanere e farsi da mangiare in campeggio da sole. Quindi è anche un turista che viaggia, visita il territorio, visita i nostri ristoranti, visita le nostre attrazioni, hanno una percezione notevolmente diversa rispetto a noi sulle distanze, quindi ogni tanto per noi è lontano Borgo d'Aroncegno, invece per loro da Levico, dal lago di Levico, lago di Caldonazza, venire a vedere le visite, visitare le grotte del Tesino è proprio una cosa normale, così come in una giornata di pioggia approfittare del treno per andare a Venezia. Quindi questa è un po' la tipologia, sono tante famiglie con tanti figli. Abbiamo visto in questi ultimi anni come
abbiamo i figli che sono cresciuti e quindi hanno cambiato la modalità di fare vacanza rispetto ai genitori, vengono con l'aereo, affittano una macchina, magari vanno a dormire anche in albergo, quindi le presenze anche di olandesi sono aumentate in questi ultimi anni negli alberghi. E soprattutto anche qui credo che come APT abbiamo fatto in questi ultimi 15 anni tantissime attività di collaborazione con Valsugana Camping, che ci vedono protagonisti nelle principali fiere internazionali, quindi dalla realizzazione di Deplan informativi in 4 lingue al fatto poi di poter trovare tutte queste informazioni anche sul sito, sul portale, sul fatto che tutte le strutture siano facilmente prenotabili, e dall'altra parte anche un grandissimo riconoscimento agli imprenditori che hanno fatto dei grandi, grandi investimenti in questi anni per riqualificare le proprie strutture, che si sono trasformate qui soprattutto in Valsugana e da noi in strutture campeggi di lusso, quindi con piscine, con anche riscaldate, con case mobili che sempre più aggiornate, attrezzate, che vanno ad incontrare l'esigenza di un mercato evoluto crescente, fino ad arrivare a chi poi ha di fronte alla spiaggia anche dei centri benessere solo ed esclusivamente per gli ospiti del campeggio. Quindi anche qua abbiamo visto che la capacità di spesa dei clienti fruttieri del campeggio è notevolmente aumentata, e ce ne rendiamo conto perché oltre 650.000 pernottamenti, e quindi vediamo quali sono le ricadute su tutto il nostro territorio. Lei per anni è stato anche presidente provinciale della categoria. È stato quasi 10 anni, sì, presidente della FAETA, che è l'associazione dei campeggi. Il primo l'ho fondata io insieme con altri due colleghi della montagna. Com'è cambiato in questo periodo l'open air, quindi il mondo dei campeggi? Ha cambiato come giorno alla notte. Adesso è tutta cosa moderna che io non sono più all'altezza ormai. Io non sarei capace da andare avanti con questa attività. Ho venduto, ho chiuso perché non è troppo complicato. Camping Flaiola, perché questo nome? Il Camping Flaiola è gli iniziali della famiglia. Dal nonno, era Ferdinando, la nonna, tre zie, e uno zio e mio padre.